In nome del popolo italiano, il Tribunale di Monza, letti gli articoli 500, i telefoni per favore, 530,1 e 2, 531 Codice Procedura Penale, assolve Penati Filippo, Vimercati Giordano, Princiotto Antonino e Di Caterina Piero dal reato di cui al capo F, vicende Sitam e vicenda Varanini, perché il fatto non sussiste. Assolve Penati Filippo, Di Caterina Piero, Binasco Bruno, Moserro Norberto, Di Marco Massimo e Sarno Renato e De Vincenzi Gian Lorenzo dal reato di cui al capo G, vicenda A7 Milano Serravalle, perché il fatto non sussiste. Assolve Penati Filippo, Vimercati Giordano, Binasco Bruno, Moser Norberto, Di Caterina Piero dal reato di cui al capo H, finanziamento illecito Codelfa, perché il fatto non sussiste. Penati, facciamo un commento. È stata fatta giustizia, non si è aggiunta un'altra ingiustizia a 4 anni di grande giustizia. Lei comincia una nuova era? No, non incomincio una nuova era. Io ho in questi anni ho soltanto avuto a cuore di rimettere a posto la mia onorabilità, cioè di avere davanti all'opinione pubblica la mia onorabilità. Io non sono corrotto, non ho mai fatto nulla contrario ai doveri della pubblica amministrazione, sono stato vittima di una grande ingiustizia che è durata 4 anni e mezzo. Non ho mai pensato ad altro e non oggi gioisco di questo fatto e sono davvero contento di quanto è avvenuto. Tornerà a fare politica? Guarda, adesso vado a casa. Grazie. Il momento di qualche rivincita anche rispetto ai suoi ex colleghi di partito? No, guardi, no, nessun momento di rivincita né nulla. Ho cambiato 4 anni della mia vita, insegno, ho trovato un senso nuovo alla mia vita. Che non, la politica rimane una grande passione, quindi continuo ad essere molto interessato a leggere culturalmente, però oggi non voglio prendere nessuna decisione rispetto a questa cosa, sto bene così. Esatto. Beh, il mio partito mi ha... Basta, grazie. Il suo partito, mi ha voluto bene. Le ha voluto bene? Grazie. In senso ironico, dice? No, ironico. No, ragazzi, perché questa cosa del partito, cioè, è importante. Vi ringrazio.